Siamo sicuri che Iftar non ci farà qualche scherzo. E poi chi è quello che ha ammazzato Tindari? Chi l'ha mandato? Questi non sono pensieri per te. Tu adesso in testa ci devi avere solo i soldi. I soldi e basta. E li devi moltiplicare. Alle cose malfatte ci pensiamo noi. Caro Tano, il mondo è quadrato. Ogni tanto c'è qualche spigolo e lo dobbiamo togliere. Piano piano, con pazienza. State attenti a non fare mosse avventate, eh? In questo momento potrebbe essere pericoloso. Mio fratello dice che quando noi ci muoviamo non si devono sentire neanche le cicale. Ma io gli ho detto, se vuoi riposare bene, basta un colpo di fucile e le cicale tacciano. Allora questo vuol dire che... Che se Iftar apre la bocca, noi gli chiudiamo gli occhi, lui lo sa. E comunque a te che te ne importa. Quando sarà il momento arriveranno i soldi. Tu intanto prepara l'attacco al re. Ma chi è poi questo re che vuoi attaccare? Come si chiama? Voi mi date 5 e io vi arrendo 50. Che ve ne importa del re, della regina, dei cavalli? Quello che gioca sono io. Non vi basta stare alla cassa.